Allora, grazie di essere venuti qua questa sera alla presentazione del libro Una giornata stellare, manoletto di fatti celesti per Momo Edizioni di Roberto Bragalone con la collaborazione scientifica delle tre ricercatrici che sono qua dietro collegate, che sono Angela Bongiorno, Marcella Di Crescenzo e Silvia Pianomonte dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. Allora, intanto presento Roberto Bragalone, che è lo scrittore. È il suo terzo libro, ha già fatto altri due romanzi gialli. Allora, uno è il primo, è La simmetria violata, il secondo è L'energia del vuoto. Confermi. E in mezzo ha scritto uno spettacolo teatrale di divulgazione scientifica insieme alle stesse tre ricercatrici, quindi insomma, che si chiama Dancing Universe. E intanto io Roberto lo conosco in realtà da pochissimi mesi, ve lo dico, e tramite è stata la persona a cui è dedicato questo libro, quindi ci teniamo in maniera particolare tutte e due, esatto, a parlarne qui oggi. Una storia che racconta la giornata di un medico curante, che però con i fatti che gli accadono quel giorno effettivamente sono da spunto per raccontare, per spiegare ciò che accade nell'universo, e quindi in qualche modo avvicinano chi legge a incuriosirsi, a capire e ad approfondire in maniera, diciamo, anche facendo una trasposizione, una similitudine rispetto a quello che gli potrebbe accadere a lui. In quell'occasione decidemmo di spiegare l'astrofisica utilizzando un meccanismo diverso rispetto a quello consueto, e cioè cercando di avvicinare l'ascoltatore facendogli sentire, facendogli delle forti similitudini con la vita quotidiana. E da lì io ho iniziato, ascoltando loro, i loro discorsi, perché poi loro quando parlano di astrofisica la fanno molto semplice, e da lì, a forza di ascoltarle, ho iniziato a tirar fuori storie che fossero attinenti a una fenomenologia che è quella dell'universo. L'unica cosa certa di questa eccezione alla sua regolarità era che accadeva una volta l'anno e sempre lo stesso giorno, il giorno del solstizio d'estate. Ogni 21 di giugno il dottore veniva rapito da un'incredibile quanto innaturale euforia. Cercavo un personaggio che fosse in grado di racchiudere in sé un dualismo forte, che poi è il dualismo del libro. Gli scrittori rubano, è proprio così, guardano le persone attorno e decidono a chi somiglieranno i personaggi, personaggi che una volta nati faranno il loro corso. E io ho scelto in particolare un paio di persone, tutti e due precisi e inappuntabili, anche se entrambi hanno il ghigno di Valomar quando capisce che può fare un qualche cosa di irriverente. E Marcella è la vera astronoma stellare, come la giornata di Palomar. La peculiarità effettivamente di noi tre, che ci occupiamo di tre ambiti totalmente diversi dell'astrofisica stellare, quindi in qualche modo siamo complementari. Sì, io mi occupo nel mio di evoluzione stellare. Le stelle sono delle grandi fornaci cosmiche, mi occupo di questo, e questo ho cercato di mettere nella storia di Palomar. Sì, Silvia invece studia le onde gravitazionali, in realtà in una maniera particolare, perché le sorgenti che generano le onde gravitazionali, e in particolare la luce. Esatto. E Angela invece studia le galassie lontane e i buchi neri. Diciamo, abbiamo provato un pochino a dare... diciamo un po' delle pillole su tante cose, perché questo non vuole essere, diciamo, un libro esaustivo. Perché le galassie lontane, cioè quelle vicine, non ti piacciono? Qual è? No, per carità, assolutamente, sono tutte belle le galassie. Diciamo che le galassie lontane ci raccontano una storia diversa delle galassie vicine, perché quando noi andiamo lontano riusciamo ad andare anche indietro nel tempo, ci permette di conoscere l'universo quando era giovane, bambino o appena nato. E mentre s'addormenta in un fumoso ma gentile vortice di immagini lontanissime, la sua mente lo prende per mano e lo porta in un posto che teneva custodito da sempre, il primo ricordo, che per lui era il tepore dei truccosetti. Così chiamati da sua madre, i truccosetti erano quell'operazione che ogni genitore fa per rilassare il figlio che non riesce ad addormentarsi. E mi ha molto colpito il fatto che tu avessi ringraziato non le persone, ma i luoghi. Mentre nel libro in realtà i luoghi non ci sono, se non attraverso i nomi dei personaggi. Allora, Palomar è nato, ovviamente, lo dichiaro ufficialmente come dedica al maestro, perché era
giusto che fosse così, insomma. Cioè Italo Calvino. Cioè insomma. Italo Calvino, il suo Palomar era un uomo che osservava il mondo e aveva dato il nome al personaggio Palomar perché esiste, cioè, un osservatorio negli Stati Uniti che si chiama Palomar. Da lì tutti quanti gli altri che hanno nomi di osservatori, strumenti, cioè addirittura un radiotelescopio, piccolissimi osservatori spersi nella campagna italiana, osservatori storici che non lo sono più, come Madras in India, comunque tutti quanti nomi di luoghi e posti che hanno a che fare con, hanno avuto a che fare con l'astronomia. E questa cosa mi ha un po' colpito, quindi volevo chiedere a voi ricercatrici qual è il vostro personaggio preferito del libro. So io, per me la dottoressa Brera, sull'espansione dell'universo e sull'allontanamento delle galassie. È comunque a me simpatico Palomar, non so perché, ma mi sta molto, sì, molto anche simpatico. A me, anch'io non lo adoro. Riesco più a entrare in un, da un medico della mutua senza guardare il medico e per me Ipazia invece innescare turbulenze, che ha innescato anche le turbulenze, quindi tecnicamente voglio bene a tutti, ma io sono innamorato della dottoressa Brera. Lui e la dottoressa Brera lentamente avevano sicuramente continuato a camminare, ma non insieme. Ognuno dei due aveva cercato singolarmente una rotta, convinto di poter tenere l'altro sulla sua stessa strada. Da un certo punto in poi, anzi forse proprio dal momento del reciproco tradimento, avevano preso sentieri prossimi ma diversi, rimanendo tuttavia preziosi uno per l'altro. «Ecco cosa è successo», disse Amaro, intuendo il nome di quello stato d'animo aspro ma rassicurante che sentiva quando rientrava in casa. Il senso della debita distanza. Che la Luna si sta allontanando dalla Terra di 3 centimetri l'anno circa, perché Terra e Luna stanno cercando una sorta di equilibrio tra loro. Il teatro dentro cui Palomar aveva recitato e recitava la sua vita non era così immutabile. Il posto dove era stata costruita la sua casa, dove era appoggiato il suo letto e la sua scrivania da medico, ogni tanto vibrava a causa di un'onda. Il dottore non ci aveva mai fatto caso ed era vissuto nella certezza di aver stabilito la sua dimora su un pezzo solidissimo di territorio. Ma quella mattina, a causa della sensibilità dovuta al giorno di solstizio, si era accorto che non era così. Più o meno alla stessa ora, ma del 14 settembre del 2015, la comunità scientifica internazionale per la prima volta è riuscita a sentire una vibrazione dello spazio-tempo, un'onda gravitazionale. Andando con ordine, come abbiamo capito, lo spazio-tempo va immaginato come un tessuto pieno di avvallamenti più o meno profondi, la cui massima espressione sia con un buco nero. Ma cosa accade dentro quando due buchi neri si incontrano, anzi si scontrano? Questo anche per far capire un po' com'è l'intersecazione della parte scientifica con la parte narrativa. Un'altra cosa che non ti ho chiesto mai in realtà, la scelta della canzone all'inizio. È stato un caso, io ascoltando, poi ho sentito il testo e mi sono accorto che diceva proprio questo. Diceva: Stella, Stella, dimmi che ti passa per la testa, perché io ti vorrei capire. E questa assonanza era perfetta per spiegare... per spiegare il cielo come fosse una cosa viva, uh-huh. Umana, terribilmente umana. E poi per me è una canzone bellissima. È una canzone bellissima. Tra l'altro lui dice di averla scritta osservando il cielo da ubriaco, sì. Chiedendosi perché ce l'hai con me l'universo, perché minia la mia felicità, no? C'è chi nasce fisico, finisce scrittore, c'è chi nasce meccanico di biciclette e diventa cantante. E chiama il gruppo il telaio, giustamente. Va bene, ringrazio tutti, ringrazio Monk che ci ha ospitato. E l'unica cosa che poi non ho detto anche che la copertina è bellissima, è stata fatta da Daniele Tozzi. Effettivamente artista romano. E vi ringrazio, sì, ecco, le ricercatrici che tengono il libro dietro è perfetto. e buona serata e buon 21 giugno, buon solstizio.